fattispecie, io sono Andrea Coruccia. Da luglio 2014 abbiamo questo ufficio locale che si rivolge a tutto il Sud Italia. E come diceva già prima Marzia, Roma Creativa, quindi gli uffici di Roma Creativa sono gestiti dal Ministero, quindi beneficiario della Commissione Europea e il Ministero, il MIBACT. E a Roma esiste il Desk Cultura, che è unico per rispetto al sottoprogramma Cultura, mentre per quanto riguarda media abbiamo tre desk, Roma, Torino e Bari, da luglio 2014. Volevo innanzitutto ringraziare il Eurodirect Eurocom per l'invito. Mi ha fatto piacere ricevere questo invito perché la clave, come diceva Marzia prima, era impenetrabile fino a qualche. Non riuscivamo a organizzare niente in Calabria. Abbiamo delle collaborazioni, una collaborazione con tutte le regioni del sud per diffondere il mio programma e con le Film Commission, perché il nostro programma si rivolge al settore del cinema. Abbiamo organizzato diversi eventi ad hoc in ogni regione. E appunto, quello che ci mancava era la grande. Siamo stati da Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, nelle regioni del sud in generale, ma ci mancava la Calabria per via della situazione a livello regionale, quindi Film Commission e altro, però siamo contenti di essere qui oggi. Può essere un primo passo per proporre poi giornate informative come quella di oggi. L'obiettivo è quello di far conoscere il programma, visto appunto quelli che sono stati i risultati negli anni precedenti, 2007-2013, che sono stati un po' esaltanti. Pensiamo a 8 progetti finanziati in 7 anni rispetto al Sud Italia. E da quando siamo attivi noi, se mi può consolare, non so se sarà merito nostro o è una pura coincidenza, sono stati approvati 5 progetti in un anno e mezzo, quindi è un buon dato sia in termini di partecipazione che in termini di tasso di successo.